Il Barletta non soffre di vertigini e continua a macinare gol e punti. Al San Sabino di Canosa finisce 5-1 per i biancorossi, contro un Atletico Vieste combattivo ma sopraffatto dai padroni di casa. Barletta con un leggero turnover in vista dell'esordio nella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, fuori Telera e Pignataro per Visani e Manzari. Sollitto, il tecnico dei Garganici, privo del suo portiere titolare Maine, schiera Caccetta tra i pali. L'11 di casa parte subito a ritmi altissimi e sblocca il punteggio dopo soli 4 minuti, con Morra che segna su un rigore fischiato per un fallo di mano su un cross di Russo. Al 14esimo una verticalizzazione degli ospiti serve il piede di Albano, che però restringe troppo il tiro e conclude fuori. Al 18esimo Vice Domini cerca e trova la testa di Manzari su sviluppi di corner, ma il centravanti biancorosso alza la sfera oltre la traversa. Al 26esimo Vice Domini serve ancora il piede di Manzari, che punta l'uomo ma perde l'attimo per la conclusione e l'azione si conclude con un nulla di fatto. Poco dopo la mezz'ora, Vice Domini veste i panni di Andrea Pirlo e calcia una punizione perfetta dai 30 metri che toglie le ragnatele dal palo alla destra di Caccetta. Allo scadere della prima frazione, Russo apparecchia un tiro sul destro e cerca la conclusione di Potenza, ma alza troppo la mira. Si va al riposo sul risultato di 2-0 per il Barletta, ma al rientro in campo il copione è lo stesso, con i biancorossi che si gettano subito in attacco. Al secondo minuto Cafagna con un cross trova la testa di Manzari, ma la conclusione non crea problemi all'estremo ospite, che blocca. Al decimo, sempre il numero 9 barlettano può concludere su un veloce contropiede, ma trova la deviazione in corner di un difensore ospite. Al 13esimo il Vieste accorcia le distanze con Sernia, che riceve palla dopo un batti e ribatti concitato e colpisce a botta sicura, trafiggendo Tucci. Ma lo svantaggio di misura dura poco meno di un minuto, perché un cross di Gasbarre dopo soli 50 secondi trova l'incornata di Morra, che fa 3-1 e doppietta personale. Lo stesso Morra incorona la sua prestazione da migliore in campo con un assist a cercare Russo sul secondo palo, poker servito a metà frazione, e poi con un assist al 34esimo per il pokerissimo. Morra controlla palla al limite e serve il subentrato Pignataro, piattone di destro e Caccetta immobile per il 5-1. Il Barletta raccoglie altri 3 punti e mantiene il più 7 sul Corato, mentre prepara il ritorno in campo già mercoledì prossimo contro il San Marzano nella prima gara della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Si giocherà al San Sabino di Canosa alle ore 14.30. Il collettivo garganico ha il dovere di mettere da parte questa sconfitta e dal prossimo weekend inizierà un tour de force decisivo per la salvezza, che inizia contro il team Ortanova allo stadio Spina di Vieste.